Siamo nell'aula consiliare con il presidente del Consiglio Antonio Mauriello, un luogo di tante battaglie, 4 anni e mezzo di scontri politici. Quale luogo migliore per intervistare il signor Mauriello, che probabilmente sarà tra i papabili candidati a sindaco alle prossime amministrative? Ecco, ha qualche idea in merito a questa nuova tornata elettorale? Ma come le avevo già accennato, insomma, l'idea è quella di proporre a lei come blog, perché credo che sia meritorio, diciamo, di attenzione. Questo lo dico a differenza forse di altri colleghi che la pensano diversamente, ma credo che lei faccia un lavoro meritorio, diciamo, sul territorio. Credo che sia opportuno, tramite anche il suo blog, che dà un servizio al nostro paese, convogliare le energie che si trovano sul nostro territorio, convogliarle nel senso di passarle dal negativo al positivo, per così dire, nel senso che molte volte si leggono sul blog critiche all'amministrazione, giuste, molte volte purtroppo perché non si conoscono i fatti e quindi si fanno delle critiche un po', diciamo così, campate in aria. Allora io credo che sia opportuno per chi vuole proporsi o proporre per il governo della città, diciamo, un percorso, sia opportuno convogliare queste energie. E credo che il luogo deputato per fare questo sia proprio l'aula consiliare, e per questo io voglio lanciare questa idea che ho definito il Consiglio delle Idee, con un Vabbè, bastoncino vabbè, però. un. E in pratica che cosa consiste? Consiste nel fare delle assemblee pubbliche con i cittadini che vogliono contribuire a formare un programma elettorale per le prossime amministrative. Ci sono molti esponenti, anche intellettuali, che frequentano il suo blog, ai quali io mi rivolgo per prima. Insomma, Cesella Di Marino, Enzo Salatiello, Gennaro Gibi Ricciardiello, Giuseppe Pezzone. Insomma, sono persone che credo possano dare molto, contribuire molto, diciamo, a questa iniziativa. A costruire la nuova Calvizzano. A costruire delle idee che possano essere poi portate in seno al prossimo Consiglio Comunale. Oppure in un eventuale programma elettorale. Programma elettorale, ovviamente. Non che debbano essere per forza, diciamo, di uno o l'altro candidato, insomma, chi riterrà poi di sposare queste idee che dovessero uscire da queste assemblee che si faranno con l'intervento dei cittadini, che spesso criticano sul blog, ma vorremmo sentire anche cosa pensano di fare per questo paese, no? Non solo criticare, ma anche fare delle proposte, così da arrivare a un programma, diciamo, elettorale Condiviso, condiviso. condiviso con i cittadini, che parte dal basso, che porta quindi a valutare anche degli aspetti che molto spesso i politici, diciamo, possono trascurare perché non rientrano nella loro visione, diciamo, del paese. Perfetto, intanto la ringrazio per aver scelto il blog, diciamo, come piazza virtuale da dove lanciare questa idea. Poi magari lei farà un calendario Sicuramente io chiederò il suo aiuto, perché credo che sia una cassa di risonanza importantissima, e quindi chiederò il suo aiuto se è possibile fare anche delle riprese durante questi incontri ai quali dovranno partecipare i cittadini, che dovranno portare delle idee concrete. Poi magari ci potrà essere, diciamo, una scrematura da parte di un collegio, potrebbe essere un collegio dei saggi, che poi potrebbe valutare le iniziative, le proposte migliori e portarle poi a A scrivere. sintesi, A va bene, sintesi, insomma, diciamo che è una assolutamente. cosa molto importante, però questo non è il luogo delle polemiche. Volevo solo, al di là del ringraziamento, precisare una cosa, che lei ha detto che molte volte le nostre critiche sono campate in aria. Può darsi, perché noi non siamo infallibili, ma dipende molte volte dalla difficoltà di interloquire con, diciamo, gli uffici. Ma ci fermiamo qui, perché onestamente la polemica, altrimenti noi dobbiamo costruire. Ecco, Pensiamo, volevo. ecco, giustamente come lei dice, pensiamo a costruire, perché purtroppo a demolire ci stanno pensando un po' le avversità, diciamo, della vita, che hanno così colpito fortemente la nostra amministrazione. Abbiamo perso due componenti importanti, diciamo, nel corso di questa consiliatura: il compianto Cristoforo Agliate e il nostro compianto sindaco. Quindi in più ci è arrivata quest'altra, diciamo, tegola Questo sulla fulmine a testa ciel sereno. della commissione d'accesso, che non ci aspettavamo proprio, che ovviamente ci hanno impedito in qualche modo di portare a termine, diciamo, il nostro programma elettorale. Questo è fuori dubbio, insomma.
Vabbè, allora diciamo, visto che stiamo in tema, le chiedo una cosa molto semplice: lei come immagina il futuro di Calvissano? Guardi, io credo che per Calvissano, che non è un grosso centro, insomma, diciamoci la verità, è un piccolo paese, io lo immagino normale, cioè nel senso che credo non si possa così sopportare il fatto che per cambiare un infisso in una scuola media si aspetti insomma 2 mesi, ci vogliano mesi per risolvere dei problemi semplici come l'apertura di Via Ritiro, per fare un esempio. Via Ritiro, gli stalli che sono, diciamo, per i disabili, cioè sono delle cose che i cittadini avvertono sulla propria pelle, cioè sentono questo disagio. Io credo che la prima cosa da fare sia quello di dare normalità a questo paese, nel senso di fare piccole cose essenziali. Che funzionino. Come programmare, per esempio, la manutenzione delle strade, programmare, non arrivare, diciamo, in ritardo, programmare le cose. E credo che facendo leva anche sulla buona volontà, diciamo, di coloro che frequentano l'amministrazione, anche degli uffici, si potrebbe fare qualcosa di più, sperando che nella collaborazione ovviamente di tutti si possa in un futuro prossimo, insomma, realizzare qualcosa di più. Perfetto, un'ultima domanda, ma Presidente Mauriello, perché poi quando le interviste sono un po' lunghe rischiamo di scocciare. Ecco, lei rispetto agli ultimi argomenti che abbiamo trattato, mi spiego meglio, la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, il fatto che l'istituto di Via Ritiro delle Suore rischi la chiusura, vuole aggiungere qualcosa? Sì, sono due questioni che tengo particolarmente al cuore. Sulla prima ho letto il suo articolo stamattina e in verità sono rimasto un po' male, perché proprio su questo argomento io sto cercando di dare una spinta. Lei sa che come Presidente del Consiglio Comunale ovviamente non ho poteri, diciamo, decisionali in merito, ma sto dando una spinta e mi sono attivato anche coinvolgendo il nostro segretario comunale, la dottoressa Napolitano, che per la verità ha dato la sua disponibilità. Si tratta di chiudere questo iter con una convenzione con uno studio notarile per poter procedere poi alla stipula degli atti presso il comune a prezzi ovviamente agevolati. Mi sono adoperato per questo, la dottoressa mi ha assicurato che questa settimana o al massimo la prossima procederà con un avviso pubblico per reperire, diciamo, questa professionalità che manca, cioè questa consulenza, dopodiché si potranno stipulare gli atti presso il comune. Per quanto riguarda le suore è una cosa molto molto spiacevole questa qui che è accaduta, insomma stiamo anche qui cercando di recuperare, come lei sa ci sono purtroppo degli atti pregressi che ci un po' costringono a riprendere in mano, diciamo, delle procedure che sono state fatte un po', diciamo, non proprio diciamo, in modo ortodosso. L'impegno c'è stato per contribuire alle spese e credo che in questi giorni possiamo, commissione sempre precedente, permettendo, insomma, procedere con quanto promesso. Va benissimo.